questo signore qua è veramente un artigiano con la maiuscola. Beh, ciò facevo l'orafo, l'orefice. Ho smesso 2 anni fa. Come sappiamo tutti, ormai c'è qualcosa che non va nell'economia dell'Italia. E non soltanto nell'economia così, ma anche nel nostro lavoro proprio di artigianato. Io ho dovuto chiudere perché non riuscivo più a fare niente, a lavorare praticamente, no? Cioè mancava il lavoro. Io avrei continuato perché io ho 80 anni, sono 65 anni che lavoro, perché ho cominciato a 14 anni, ma avrei continuato ancora. Io non capisco perché si preferisce mandare un ragazzo nelle università invece che mandare nei laboratori, imparare un lavoro che potrebbe anche dare molte soddisfazioni. Tante volte è molto meglio un bravo artigiano che un pessimo laureato. Non è facile attualmente a spiegare che cos'è il nostro lavoro. Non lo apprezzano, cioè dicono è roba vecchia. Ciao, grazie. Ciao, scusa. Vieni, ti anche. È stato tuo socio che ha aperto, se ricordo bene. Sì, ma quanti anni fa? 70 anni fa. 70 anni fa. Quello che mi ha un po' sorpreso è stato il fatto che ho sentito Italo, ha chiuso Italo con me. Gli affitti sono terribili. Ah, ecco, ti vedi. 2.800 euro. Pagavi tu 2.800 euro? Una cosa spaventosa. E apriranno che cosa? Un baretto. Questa improvvisata. Buongiorno. Gilberto, scusa se ti interrompo. Ciao Gilberto, scusa. Volevo sentire un po' la tua opinione, perché adesso lui è chiuso e tu lo sai benissimo. Siamo sempre più in crisi, che non colpisce solo il tuo lavoro, il mio lavoro in particolare. È un po' quasi tutti, non voglio dire tutti, ma quasi tutti i mestieri artigianali. Non c'è ricambio. Il turismo ha portato via il personale, perché si guadagnava facile. E intraprendere un lavoro ci vogliono anni. I ragazzi non sono disposti a sacrificare, perché la vita è cambiata, una volta si aveva poco, si accontentava con poco e a casa già ti trasmettevano questo senso di sacrificio, adesso non c'è, perciò non sono disposti perché non sono abituati, hanno una mentalità completamente diversa. Poi il problema è che proprio è sparito l'idea dell'artigiano, poi manca proprio la passione. Sono 52 anni che faccio il paroliere, per cui non è un giorno e lo faccio con la stessa passione che facevo 50 anni fa. All'interno di questo mio salone eravamo in 7 fino a pochi anni fa. È iniziata la crisi di reperire personale e la mancanza di personale, questo fa morire sia l'attività e anche di poter lavorare tranquillamente, perché in 2 più di 2 mani non hai.